anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Quando alcuni mesi fa in tanti mi hanno chiesto di assumermi la responsabilità di questa corsa a sindaco della nostra città, della capitale d'Italia, ho per lungo tempo esitato, non perché avessi paura, ma perché mi chiedevo se effettivamente potevo essere la persona giusta per un incarico così importante e di così grande, responsabilità. Oggi io vi voglio dire che la sera, quando torno a casa, purtroppo spesso è molto tardi, dopo tanti incontri, la sento molto forte questa responsabilità. Se sarò sindaco, io vi chiederò non complimenti per le cose fatte, ma critiche per le cose che non funzionano, però assieme a ogni critica una proposta. Una signora prima, mostrando una generosità credo non comune, ha detto: io ho rimandato le mie vacanze per essere in città quando ci sarà a giugno il ballottaggio. Io direi: mandiamola in vacanza quella signora, vinciamo il 27 maggio. Beh, io sono contento di essere qua, grazie.